A piani al limite della capienza, ieri sera, nonostante le preannunciate assenze di Gullit, Van Basten, Ancelotti, Evani, Maldini, sono accorsi in più di 20.000 per vedere all'opera i campioni d'Europa e il nuovo Padova di Enzo Ferrari. È finita 1-1 con un palo per parte, ma a prescindere dal risultato puro e semplice, le due squadre hanno badato essenzialmente a tradurre al meglio i desiderata dei rispettivi tecnici. Nel Milan la nota più positiva viene da Borgonovo, schierato al centro dell'attacco dal primo minuto. Un gol da tempista di razza dopo corta respinta di Bistazzoni sulla punizione di Baresi. Un palo su azione manovrata nella ripresa, tanto impegno e un messaggio chiarissimo a Sacchi. Borgonovo accetta solo ruoli da protagonista. Bene Carobbi nel ruolo di vice Maldini, sempre allerta Giovanni Galli. Qui mette in angolo una spettacolare conclusione del fantasista Pasa dopo una combinazione Fermanelli-Piacentini. Bene il solito immenso Baresi ad orchestrare le retrovie, che si concede qualche distrazione beccandosi un tunnel dell'irriverente Pasa. Già in grande evidenza Rijkaard nel ruolo di suggeritore. E il Padova? Le cose migliori le fa vedere nella ripresa. Dopo il palo di Borgonovo si fa più convinto e deciso. Pareggia il conto dei Legni con Camolese, che vorrebbe il gol e si becca invece l'ammonizione. E a 4 minuti dal termine ottiene l'1-1 col baby Mingatti, che gira alle spalle di Pazzagli un cross da sinistra di Benarrigo, autentica rivelazione della serata. Esplode il pubblico della Piani e già pregusta la prossima rappresentazione in cartellone domani sera alle 20.30 contro l'Inter scudettata di Trapattoni. Arrigo Sacchi intanto sostiene che tutto procede secondo i programmi. Sacchi, i risultati del calcio d'agosto hanno l'importanza che hanno, tutto procede secondo i programmi? Beh, non tanto per queste partite, ma queste a noi servono più che altro per accelerare il processo di condizione. Credo che durante la settimana quello che sta succedendo a Milanello sia positivo, quello che stiamo facendo durante queste partite è solo parzialmente positivo. Del Padova le è piaciuto qualcuno in particolare? Il Padova ha lottato con grande accanimento, con grande grinta, come credo che sia anche normale quando si incontrano dei grandi club. Sono giocatori di grande valore, hanno un allenatore molto bravo. Io auguro alla città di Padova e a questi giocatori di avere tanti successi.